Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la Biblioteca dell'Anima. Siamo ancora insieme per parlare di libri che stimolano la riflessione, la spiritualità, la ricerca di se stessi e non soltanto. E oggi abbiamo preso in esame un libro, a mio modo di vedere, anche originale sotto certi aspetti, ed è Brian Bates, La sapienza di Avalon, alle fonti del pensiero celtico, RCS Libri. Pubblicato nel 1999. Io ho con me ancora Cristina Rizzo, a cui do il benvenuto. Grazie, Edoardo. Allora, innanzitutto inquadriamo un attimo chi è l'autore, perché è chiaro che noi quando parliamo di questi libri che presentiamo nel nostro programma, come dire, è cosa giusta dare qualche indicazione, biografica dell'autore, perché è chiaro che poi un autore scrive quello che sente o dovrebbe essere tale, poi molti non lo fanno, ma comunque dovrebbe essere così. Allora io ti direi di introdurre brevemente l'autore, così arriviamo a capire meglio perché ha scritto questo libro. L'autore è un docente universitario inglese che si avvicina prima alla psicologia, poi alla filosofia orientale, soprattutto lo Zen e il Taoismo, e poi però si accorge che cerca altro, cioè cerca una sapienza, cioè quello che lui ha trovato. Per dire nel Taoismo, nello Zen, si chiede, o per esempio fra gli indiani nativi d'America, si chiede: è possibile che in Europa una simile saggezza non ci sia mai stata? E quindi ricerca, un po' nell'alchimia, un po' qui, un po' là, si imbatte nei druidi e nell'antica saggezza. E sapienza celtica. Esatto, io volevo, prendendo spunto da questo libro, prima di iniziare a parlare di questo tema interessante che è poi il perché in Europa non c'è o se c'è una spiritualità del genere, volevo fare riferimento anche a un altro autore che lui cita, che è Alan Watts, che è un filosofo, scrittore americano, anche lui. Mi ha colpito questo perché lo cito, perché tu parlando di lui, dell'autore del libro che analizziamo oggi, anche lì, anche nel caso di Watts, c'è questo percorso. Qui abbiamo una persona occidentale che si dedica a un certo percorso di studi, poi si avvicina a certe forme di spiritualità orientale e da lì inizia poi il suo percorso. Ecco, quindi queste due figure in un certo senso sono complementari, quindi volevo dire questo, e insomma è interessante anche fare parallelismi con altri autori che si ispirano poi a vicenda, no? Sì, perché infatti ce lo racconta l'autore stesso, ha incontrato Watts. Lui dice proprio come Watts, anch'io ero nato e cresciuto in Inghilterra e mi ero trasferito da giovane negli Stati Uniti. Vi avevo vissuto per 10 anni, durante i quali avevo abbracciato le credenze e le pratiche del buddismo. Ci racconta sempre e poi dice, ma ora, dopo essere da poco tornato in Inghilterra, molto più lontano dall'Oriente di quanto lo fossi stato in California, avevo cominciato a pensare a qualcosa di diverso, qualcosa che fosse legato al paesaggio inglese, al patrimonio tradizionale dell'Occidente. Pur essendo ispirato dalla sapienza orientale, mi domandavo se un tempo l'Occidente avesse conosciuto una via analoga, una tradizione di accesso al mondo del sacro, dell'intuitivo e della psiche profonda. Questo è molto bello, secondo me. Sì. E poi parla con Watts, che aveva una grandissima cultura, quindi parlano sia della mistica cristiana delle origini, sia ovviamente del buddismo che del taoismo, eccetera. E lui dice, ma io stavo cercando qualcos'altro, forse una tradizione, precedente. Per esempio la mistica cristiana, no? Qualcosa che fosse meno legato a una religione istituzionale e più in sintonia con i sentieri sacri della liberazione spirituale, no? Sul tipo buddhisti e taoisti.
Allora ci racconta l'autore, gli domandò se l'Inghilterra poteva mai aver conosciuto una simile via di liberazione. La domanda a Watts gli piacque e lo fece ridere, ci pensò per un po'. E di solito, racconta l'autore, a ogni mia domanda seguiva una breve pausa durante la quale egli soppesava la questione per darmi poi una risposta convincente e talvolta geniale, una risposta piena di erudizione ma priva di ogni presunzione. Dopo quella domanda pensò più a lungo del solito. Quando rispose mi invitò a mantenere la convinzione che ogni cultura in qualche epoca della sua storia ha sviluppato dottrine e tecniche che consentivano agli individui di trascendere la realtà convenzionale in cerca di una visione personale, di una dimensione nella quale le nozioni di spazio, tempo e causalità sono integrate in un modo che ci aiuta, nella nostra consapevolezza normale, a vivere più pienamente e più integralmente. Questo ci racconta l'autore, dice, discutemmo di fonti, libri, tradizioni, comprese quelle druidiche e alchemiche. Watts aveva una cultura vastissima e la sua guida fu preziosa per l'inizio del mio progetto. Quindi la domanda qui che ti faccio, e che magari adesso scopriremo analizzando questo testo, è: secondo te c'è riuscito in questa sua, diciamo, in questo suo proposito, cioè trovare in Europa quello che lui aveva trovato fuori dall'Europa? Beh, il suo libro parla proprio di questo, quindi direi di sì. E adesso, anzi, proviamo a leggere anche qualcosa. Sì. Per esempio, a un certo punto, siamo qui all'inizio e ci dice, per i nostri antenati celti, ovviamente è più riferito agli inglesi, in parte, forse in parte anche ai francesi potrebbe interessare, no? Nonché a qualche zona del nord Italia, però sostanzialmente più all'Inghilterra, no? Quindi, però in realtà io credo che sia un qualcosa che è anche un po' patrimonio comune dell'Europa, no? Poi questo. Per i nostri antenati celti, quindi, Avalon era un'isola mitica dove si trovavano i segreti di tutta la vita. Avalon era un regno che conteneva le chiavi per accedere alla conoscenza e alla visione interiore. Questo libro rivela le sacre dottrine del Wyrd, ossia la sapienza segreta di Avalon, e ci restituisce l'ispirazione spirituale di quei tempi perché noi possiamo avvalercene nel presente. Oggi molti di noi desiderano ardentemente una guida che ci insegni a vivere la nostra vita nel modo migliore. Sentiamo che se trovassimo questa guida, le nostre esperienze personali e sociali sarebbero più ricche e soddisfacenti. Questo libro offre una nuova via di nutrimento spirituale, un viaggio lungo un percorso di sapienza che fu già il nostro migliaia di anni fa, quando abitavamo come popolo indigeno nell'antica Europa. Credo che abbiamo bisogno di riscoprire la sapienza del nostro patrimonio ereditario nativo, il sapere dei nostri antenati che può servire a infondere nuovo significato alla nostra vita. Lui parla quindi di religione, di tradizione nativa, un po' come i nativi americani, no? Sì, ma tutti siamo stati popoli nativi, no? E questo lo dice anche l'autore, in realtà. E, però sì, infatti i popoli nativi hanno lo dicevamo poi anche la volta scorsa, no? Ci sono delle, diciamo, fra virgolette, costanti, no? Come il legame con la natura, ma anche una visione sacra dell'universo che non è, nel senso, per esempio, di una religione punitiva, ma ha a che fare più con la consapevolezza e l'apertura al meraviglioso, al mistero, e anche con una dimensione tantrica, quindi di sacralizzare la vita attraverso
l'azione nel mondo. E quindi secondo me ci sono delle costanti nei popoli nativi. Che si ritrovano un po' in tutti, nonostante siano magari lontanissimi. Ognuno, esatto, ognuno ha la sua specificità, però l'approccio al sacro è straordinariamente simile e anche simile, fra l'altro, per dire, come dice anche il nostro autore, a quello che può essere il Tao o che può essere lo Zen. Oh, interessante, questi autori, e non solo questi, cercano magari, è interessante questo percorso che fanno, cioè escono dall'Europa per poi ritornarci attraverso magari l'Oriente, no? E per poi riscoprire la spiritualità nativa nel loro luogo. E questo è interessante perché è un percorso, secondo me, anche interiore, come dicevi, no? Perché non è solo spostarsi geograficamente, andare a studiare le spiritualità orientali, ma è anche un percorso loro interiore per riscoprire le loro radici. Sì, e secondo me, se posso anche un attimo, io non tutti i capitoli magari, ma solo un assaggio per far capire anche un po', leggo i titoli dei capitoli, no? Per dire, l'introduzione è l'antica sapienza dei nostri antenati. Poi il capitolo 1, sì. Come vivevano i nostri antenati? Oppure il capitolo 2, che poi comunque questi qui un po' li vedremo, incantesimi. Entrare in sintonia con gli spiriti guaritori, oppure guardiani, imparare dagli animali dotati di potere magico, madre terra, che è il capitolo 4, liberare il flusso della forza vitale, capitolo 5, acque profonde, consultare i pozzi della sapienza, oppure il capitolo 6, tessitrici del destino, mutare i nostri modelli di vita. O poi, vabbè, sette, no, trasformarsi con la rete del Wild, eccetera, eccetera. Poi, per Questo è dire, il interessante, nove, sì. il cuore del lupo, trascendere la natura guerriera. Molto, anche solo leggere i titoli dei capitoli per me è molto interessante. Assolutamente, e come dire, ispirano anche riflessioni perché abbiamo la natura, la madre terra, le acque profonde. Però abbiamo allo stesso tempo anche la questione dell'etica, no? Quindi quando dice mutare i nostri modelli di vita, quindi la nostra prospettiva, sulla vita, la questione del destino, la questione degli spiriti anche, no? Guaritori, quindi c'è anche una questione legata al corpo e al benessere del proprio corpo. Quindi è una sapienza a tutto tondo, no? Sì, esatto. E, cioè, la sapienza è sempre a tutto tondo in realtà. E, ovviamente dietro a un tipo di medicina, dietro per esempio appunto un tipo di medicina o di scienza, c'è una, diciamo, concezione del mondo, no? Chiaro. Quindi una concezione del mondo come quella che era degli antichi popoli nativi europei legata al sacro. E alla natura di sicuro non poteva concepire un tipo di medicina che invece oggi qua è diffusa, no? Totalmente Farmacologica. sì, Sì. meccanicista, che non tiene in nessun conto la struttura psicoenergetica del corpo umano e neanche dell'universo, quindi è materialista, meccanicista, stacca la mente dal corpo, no? Il corpo dall'anima, quindi. No, infatti volevo chiederti proprio questo, perché leggendo questi capitoli, ascoltando quello che dicevi, mi veniva proprio da fare questa riflessione, cioè, com'è stato possibile che a un certo punto questi popoli che avevano vissuto in tutti gli angoli della terra con questo tipo di spiritualità, quindi legati alla natura, legati anche alla loro anima, che non concepivano il separare l'anima dal corpo. Com'è possibile che poi a un certo punto, ci sia stato questo progressivo ma costante distacco completo
tale da ribaltare completamente la prospettiva. Oggi, se uno parla di queste cose, purtroppo una buona parte della popolazione risponde con scetticismo, cioè magari può essere interessata da un punto di vista così letterario, filosofico, però non andrà magari a credere che esistano questi spiriti, che questi spiriti siano guaritori, eccetera, eccetera. Ecco, come è stato possibile che si è arrivati a questo progressivo e però radicale distacco da quel mondo lì e da quel modo di concepire la vita e quello che abbiamo adesso? Allora, la cosa, se vogliamo rimanere al tema del libro, per dire, però questa, cioè, meriterebbe veramente un video a parte, perché chiaro. È una cosa molto, insomma... bisognerebbe fare un po' di filosofia della scienza, no? Storia della filosofia. Ovviamente un simile, cioè la scienza che compare a un certo punto, cioè a un certo punto poi è più o meno dall'epoca della Controriforma in poi sostanzialmente, no? È figlio di una certa concezione del mondo che era nata però già molto prima, quando appunto la sacralità e la sapienza dei nativi europei era stata sradicata. Quindi una visione del mondo che non contempla, per esempio, le energie cosmiche, non contempla il fatto che l'essere umano possa avere una struttura psicoenergetica, che... Questo, come posso dire, per esempio, facciamo degli esempi. Se noi vogliamo dire cosa ne fu, allora c'è proprio un momento nel libro dove l'autore dice cosa ne fu del Wired. La risposta è, dice lui, venne soffocato dalla religione ufficiale. Il cristianesimo antico, in quanto religione evangelica sostenuta da un potere politico che aveva il suo centro a Roma, provocò la scomparsa del Wild. Le tradizioni sacre dei popoli indigeni nostri antenati andarono perdute, così come si stanno perdendo quelle delle tribù che oggi sono in via di estinzione in tutto il mondo. Anche questo sembra un altro esempio dell'antica maledizione che ci affligge. L'incapacità degli uomini a entrare in rapporto con la sfera del sacro al di fuori della tirannia politica. La via del Wild scomparve sotto le ondate del progresso, scivolando sempre più nell'oscurità che i nostri storici hanno denigrato con la denominazione di secoli bui, eccetera. Quindi queste credenze furono sradicate, mentre per esempio c'era stato un momento di cristianesimo celtico, quindi che conviveva con la spiritualità indigena. A un certo punto il potere politico di Roma decide di eliminare questa coesistenza. E quindi viene messo al bando una concezione, cioè è una concezione del mondo e del sacro che viene totalmente bandita. È la stessa che oggi le persone, totalmente in balia di un vuoto interiore, effettivamente, perché questa nostra società è un deserto, cioè per l'anima è un deserto. Non la concepisce, certo. Totalmente insoddisfacente, le persone stanno andando a cercare questo nutrimento, infatti, in sapienza, per esempio, appunto, buddista, taoista, no? Oppure di popoli nativi, no? Nativi americani, per dire. Quando anche qui si sono esistiti, come dicevamo prima, i popoli indigeni, no? Eravamo noi, sì. Però è una cosa che è stata totalmente sradicata, cioè è una concezione del sacro, di concepire l'universo, la vita, il proprio corpo, la natura, è totalmente diverso e totalmente sradicato, ovviamente nel corso dei secoli, perché poi leggendo il libro ci si rende conto anche di questo. Diciamo che nella storia possiamo vedere che prima gli europei diventano indigeni dal punto di vista religioso, poi successivamente adesso lo stiamo diventando anche da un punto di vista proprio antropologico, perché fra qualche
c'è il serio rischio che si scompaia anche dal punto di vista fisico da questa Europa. Comunque questo poi è un altro discorso, ovviamente, però fa il paio anche con la questione spirituale, se vogliamo. Beh, sì, dal momento in cui c'è una religione che ti dice, che poi in realtà è un potere politico, no? Che deve andare bene per tutti, è l'unica cosa giusta a livello globale, a livello proprio mondialista, effettivamente sì. Cioè, ha a che fare anche un po' con il tipo di religione, in un certo senso, no? C'è sempre Sì. Sì, qualcosa dietro. E invece infatti. una concezione del genere è molto più legata al proprio gruppo, no? A livello di etnia, cioè, o Sì, chiaro. anche proprio di Europa, no? Ma infatti penso fermamente questo, che noi in questo periodo storico che viviamo dovremmo andare in controtendenza rispetto alla realtà che ci circonda. La realtà che ci circonda è una realtà globalista, come dicevi, mondialista, che cancella le differenze, che cancella i popoli, che cancella le tradizioni. Ecco, noi dovremmo seguire la strada opposta, cioè dovremmo cercare di, co come suggerisce anche l'autore di questo libro, preservare le tradizioni native e non invece andare verso una mondializzazione di tutto il possibile, economica, religiosa, politica, di costumi, eccetera, eccetera. Cosa veramente pericolosissima che però è già in stadio molto avanzato, purtroppo, già da secoli, diciamo. E quindi noi dovremmo invece scegliere una strada diversa, quella che ci riporta ad apprezzare sotto vari livelli, sia politico che spirituale che culturale, le tradizioni native, no? Esatto, e poi io volevo dire questo, perché la via del Wild? Cioè perché lui parla del Wild, no? Cioè lo dice l'autore. Qui la parola Wild ha un significato particolare, cioè ben preciso. Oggi la parola Wild in inglese significa strano, bizzarro, inspiegabile, no? Qualcosa di Wild. È al di là della normale comprensione. Ma nelle antiche culture europee, la parola aveva un senso molto diverso. La forma originale e arcaica significava in anglosassone destino e poi anche potenza o magia o conoscenza profetica. Wild significava comunque l'inspiegabile, ma l'inspiegabile era il sacro, il fondamento vero e proprio dell'esistenza, la forza che soggiace alla vita tutta. È una tradizione del nostro patrimonio culturale equivalente al grande Tao dell'Oriente, alla sapienza perenne del buddismo e al grande spirito degli indiani d'America. E poi la natura del Wild, diciamo due parole anche su questo. Un tema principale di questo libro riguarda la riscoperta della vita spirituale dei nostri antenati. L'autore ci dice: intendo esporre come fondamentalmente i nostri antenati tribali e i mistici dell'antica Europa vissero secondo una visione della vita chiamata Wild, un modo di essere che trascende le nostre nozioni convenzionali di libero arbitrio e di determinismo. Tutti gli aspetti del mondo erano considerati in un flusso e in un movimento continuo tra le polarità psicologiche e spirituali del fuoco e del ghiaccio. Una visione organica e creativa, analoga ai classici concetti orientali dello Yin e dello Yang, e riecheggiata nei recenti sviluppi della fisica teorica, in base ai quali il mondo viene concepito in termini di rapporti e di schemi di relazioni. Dal concetto del Wild discendeva una visione del cosmo, dagli dei fino al mondo infero, come una rete connessa da un enorme e onnicomprensivo sistema di fibre, simili a una tela di ragno tridimensionale. La rete di fibre dello sciamano anglosassone offre un modello ecologico che racchiude gli avvenimenti della vita individuale, come pure i fenomeni generali fisici e biologici, gli avvenimenti materiali e quelli non materiali, e mette in discussione proprio quelle concatenazioni di causa ed effetto dalle quali dipendono le nostre teorie ecologiche.
Gli sciamani anglosassoni, persone ritenute in grado di mediare fra il mondo quotidiano e il regno del sacro, erano in contatto diretto con la forza vitale, un'energia vitale che permeava tutto, ma che negli umani era generata nella testa. Scorreva lungo la spina dorsale e da lì fluiva in tutto il corpo. Questo sistema di energia, che ha somiglianze affascinanti con i concetti orientali di prana e di chi, raggiunge poteri, racchiude, scusate, racchiude poteri fisici, psicologici e spirituali entro un sistema singolo, unificato. Eh sì. E quindi poi questo, ci dice sempre l'autore, facendo un attimo un riassunto, è molto utile anche per la guarigione, no? Che facevano gli sciamani, questo tipo di conoscenze. Molto simile, per esempio, a una sorta di medicina olistica, se vogliamo, no? Esatto, il fatto di non separare ma di unificare, no? Questo è interessante che rileva anche una differenza rispetto a quello che è oggi, no? Oggi si separa tutto, le discipline, separa la psicologia una cosa, l'altra. E invece in questo caso noi abbiamo una visione olistica della vita, per cui il lato, la realtà e lo spirituale si venivano a intrecciare. Questo è, secondo me, importante. Poi c'è questa energia vitale che appunto si rifà anche a quelle delle forme di spiritualità orientale che l'autore cita, che mi sembra, insomma, quando leggevi mi veniva in mente quello, cioè una persona che ha conoscenze di spiritualità e di filosofia orientale non può non pensare a quel riferimento. Esatto, e sicuramente c'è anche molti, è anche un po' il percorso che ha interessato me, fra l'altro, cioè io mi sento di confermare che esistono queste incredibili similitudini. E poi, tra l'altro, non può essere altrimenti, secondo me, perché essendo, come diciamo prima, che purtroppo in Europa queste forme di tradizione nativa è stata quasi completamente, queste sono state quasi completamente sradicate, e una persona non può che ripartire dall'Oriente per tornare poi in Occidente, perché purtroppo partire dall'Occidente è molto difficile, soprattutto, non dico da oggi, Sì, però. esatto, perché è proprio un cambio di paradigma, cioè è riuscire veramente a uscire da dei condizionamenti e riuscire a vedere la realtà per quello che è, a sentire e a connettersi con delle energie proprio profonde. È un bel lavoro, cioè. E quindi anche per dire, una pianta è sacra in sé, no? E la differenza fra il parlare, no? Per esempio nel capitolo in cui poi parla, perché a un certo punto parla di un libretto, un libricino che lui ha trovato e dove è riuscito a recuperare molto materiale, no? E quindi la differenza fra il vedere, come per esempio gli sciamani potevano andare, gli sciamani dell'antica Europa ovviamente, andavano a raccogliere delle piante, le piante ritenute sacre, e parlare direttamente alla pianta in quanto sacra, no? Oppure il sacro in sé, no? E la differenza, per esempio, con l'interpolazione che viene fatta dopo, successivamente cristiana, che trasforma, per esempio, cioè c'è un Dio di mezzo, cioè la pianta non è sacra in sé, ma è sacra perché Sì, vero. Dio è sacro, c'è Dio che me l'ha data, no? Quindi cambia proprio la prospettiva. Allora, questo libro di cui lui parla, no? Che non si sa bene da chi è stato scritto, per quale motivo, comunque probabilmente è stato scritto per fini politici, diciamo, no? Quando è iniziata l'opera di cristianizzazione dell'Inghilterra. E quindi
Secondo, potrebbe essere stato scritto fra il 900 e il 1000 dopo Cristo. E come posso dire, si vede un po', no? C'è un fondo di, come posso dire, formule, riti cristianizzati. Per esempio, si sostituisce i nomi delle divinità pagane con quelli di santi cristiani, no? Tuttavia, il materiale è fortemente precristiano, ci dice l'autore, e parte di esso è così impastato con riti di iniziazione al misticismo Wired che è straordinario se è stato raccolto. E probabilmente è stato raccolto per fini politici, dice l'autore, no? Una sorta di servizio di spionaggio. Perché conoscere le usanze, no? Dei cosiddetti indigeni, no? Pagani, avrebbe fornito ai monaci informazioni utili per contrastare i guaritori nativi e sostituire al loro sapere la propria dottrina, ci dice l'autore, no? E quindi forse è stato redatto per motivi politici, in questo senso. E poi, insomma, non è che si sa bene tantissimo. Comunque, un esempio è quello che dicevo prima. Sì. Però vi sono indizi, dice sempre l'autore, che in Europa occidentale, 1000 anni fa, gli sciamani, che oggi consideriamo figure ispirate di mistici e di guaritori presenti nelle società tradizionali, offrissero i loro servigi ai nostri antenati, mettendosi in comunicazione con un mondo al di là della vita quotidiana, un oltremondo considerato sacro. Sì. Io dico, questo mondo purtroppo si è perso, nel senso che cioè, pensare a queste cose oggi fa quasi, come dire, perché prima lo dicevi, no? Cioè, il mondo oggi è un deserto sotto certi aspetti, perché si è eliminato tutto l'aspetto del sacro, si è completamente eliminato e si è sostituito, perché poi ovviamente l'essere umano ha dei bisogni, delle necessità, si è sostituito questo o con delle forme di spiritualità posticcia, finta, di plastica, oppure con il consumismo materialista. Però questo non funziona perché, come vediamo, la ricerca insomma, di una vera spiritualità continua sempre nelle persone, soprattutto quelle un po' più sveglie e intelligenti. Continuano a ricercare perché chiaramente queste forme di consolazione in Occidente non funzionano, non sono abbastanza. Sì, ci sarebbero veramente tantissime cose da dire. Cioè, l'invito è quello di leggere il libro, di riuscire a trovarlo e leggerlo, perché ci sarebbero tantissime cose da dire. Non so se. Magari noi è chiaro che questi appuntamenti che noi facciamo, anzi, noi facendole, credo si possa anche intuire noi stessi questo, che c'è sempre qualche filo che lega gli argomenti che tocchiamo, perché è indubbio che sia così, non è possibile non toccare questi argomenti, anche parlando di libri diversi, perché comunque fanno riferimento a una situazione, a un contesto che esisteva in un certo periodo, è esistito anche in Europa, esiste nel mondo orientale, e quindi c'è questo filo che lega queste forme di spiritualità, di sapienza. E in questo caso noi abbiamo dato la testimonianza che alcuni autori hanno voluto riportare anche queste forme di tradizione, di spiritualità europea nativa, in questo caso celtica. Quindi noi invitiamo chi ci ascolta a leggere questo libro e magari torneremo in futuro anche a occuparci di questo, sicuramente le tratteremo anche magari trattando di altri libri. Io ringrazio Cristina Rizzo per essere stata con noi e vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti.